Salve popolo di YouTube, bentornati su Shion. Io sono sempre NeoGeo82 e oggi parliamo di un gioco freeware di uno sviluppatore molto piccolo che si chiama Locomalito ed è uno sviluppatore appassionato di retro gaming che praticamente produce giochi nuovi con la grafica vecchia. Il gioco di stasera ha un suo progetto che io ho ritenuto molto interessante che si chiama Maldita Castilla. E si tratta di un gioco veramente molto interessante, come appunto vi dicevo, e si rifà un po' ai giochi stile arcade fine anni 80, inizio anni 90, come Ghosts'n Goblins, Ghosts'n Ghosts, ma anche Legend of Hero Tom o altri tipo Shinobi e via dicendo. Ebbene, allora non sprechiamo più tempo e passiamo a parlare di Matilda Castella. Di Maldita Castilla. Pensate come sarei stato stupido se avessi fatto un intero video chiamando il gioco Matilda Castilla invece di Maldita Castilla. E infatti l'ho fatto. Comunque, non perdiamo altro tempo e appunto guardiamo Maldita Castilla. Come potete vedere dalle immagini, Maldita Castilla assomiglia in tutto per tutto a Ghosts'n Goblins, è praticamente uguale. Ma lo sviluppatore ha dichiarato di aver preso ispirazione anche da altri classici dell'arcade fine anni 80 e inizio anni 90, come Raiger, Shinobi, Tiger Road, Black Tiger ed altri. Infatti la grafica del gioco sembra proprio quella del sistema CPS1 della Capcom, che tra l'altro è proprio il sistema dove girava Ghosts'n Ghosts. La volontà di simulare il cabinato arcade è molto evidente. Esiste anche un filtro per simulare lo schermo bombato dei vecchi cabinati col tubo catodico. Una cosa veramente fantastica. Il protagonista si chiama Don Ramiro e deve esorcizzare il castello da terra di Tolomena da una banda di demoni che ne ha preso il possesso. Apprezzo molto il fatto che il character design sia del protagonista che dei nemici si rifaccia allo stile iconografico che possiamo trovare nei dipinti e nelle decorazioni appartenenti al periodo medievale, soprattutto dell'area europea. La varietà dei nemici è davvero singolare, fra tanti zombie muniti di spade e cavalieri senza testa c'è pure lo zombie con il pipino di fuori. E quest'altro che cerca la sua testa in mezzo a un cumulo di altre teste. Oh, beh, sì. La cura dei particolari sembra proprio un punto forte dell'intera produzione. Il gameplay non si discosta molto dagli esponenti del genere che abbiamo già citato in precedenza. Dovremo correre e saltare in avanti e fare in modo che Ramiro uccida i nemici tramite l'uso di diverse armi come le spade, delle roncole boomerang e delle asce. Prima di perdere definitivamente una vita potremmo essere colpiti 3 volte e a parte qualche occasionale alimento atto a ripristinare i nostri cuori, non ci saranno power-up di sorta. La demo propone solo il primo livello del gioco, il gioco ancora è in via di sviluppo, quindi non è disponibile nient'altro. La difficoltà non sembra troppo ostica, ma non è detto che a gioco completo la sfida non diventi molto più interessante. In definitiva, se siete fan di questo genere di giochi, questo progetto penso vi incuriosisca molto e se siete interessati fate pure un salto sul sito di Locomalito dove potete trovare anche gli altri suoi interessantissimi progetti. Tuttavia penso che Maldita Castilla sia un progetto da tenere sott'occhio. Bene, ringrazio tutti, specialmente Gendo Ikari per la segnalazione e grazie di tutto e buonanotte.